In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno». Oggi sono i discepoli di Giovanni a presentarsi a Gesù per chiedere spiegazioni sul comportamento dei suoi discepoli. Interessante il fatto che rimproverano i discepoli e non il Maestro. Probabilmente hanno un certo senso di riverenza nei suoi confronti. In effetti i discepoli di Giovanni, a differenza dei farisei, erano più umili. E il loro atteggiamento nei confronti dei rituali religiosi, soprattutto del digiuno, era molto diverso da quello dei farisei. A loro non interessavano i plausi della gente, ma nei riguardi di questa pratica del digiuno avevano una specie di devozione idolatrica. Insomma, erano davvero rigidi. Gesù introduce una dimensione spirituale e religiosa nuova rispetto ai farisei e anche rispetto ai discepoli di Giovanni. Il cristianesimo non si pone come meta della spiritualità il digiuno, e nemmeno la preghiera, se volete, ma la comunione con Gesù. E tutto va vissuto nella gioia. Nel nostro cammino di amicizia, ovviamente, ci poniamo degli strumenti per convertirci a Lui. In questa prospettiva il digiuno diventa liberante, libera uno spazio in noi per permetterci di crescere nella fede. E da vivere con gioia perché, come l'allenamento costa fatica, ma ti permette di raggiungere traguardi nuovi, di superare te stesso, così è il digiuno. Nessuna tristezza del cuore, perché lo sposo è con noi. Il digiuno ci porta nel deserto a parlare con lo sposo, ci fa riscoprire quella fame e sete di Dio, nel Dio che ci chiede di convertirci, di andare verso Lui. Ma quando siamo insieme a Lui, nessun digiuno e nessuna tristezza, perché lo sposo è con noi.